Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video mettete un bel like. Per chi non mi conosce, io sono Alessandro, sono di Viterbo e nel mio canale YouTube metto contenuti riguardanti soprattutto i camper, in sostanza l'elettronica e le cose elettriche del camper. Poi ci sono anche video dove faccio installazioni, cambio dell'olio e quant'altro, però diciamo che il mio canale nasce più che altro per la tecnologia in camper. Come sappiamo, il camper è come se fosse una casa, quindi ha tutte le caratteristiche di una casa. Nel nostro caso, essendo un mezzo in movimento, diamo per scontato che effettivamente tante cose non ci servono. Però effettivamente se ci sono, sicuramente credo sia meglio per noi. Ora c'è chi è della filosofia del camper solamente con una batteria da 10 A perché lui la corrente non la usa, c'è quello che invece vuole la centrale atomica come me, c'è quello che magari nemmeno c'ha la corrente, si porta una batteria da casa o si porta direttamente una station da casa. Diciamo il mondo del camper è molto vario. Io sul mio canale cerco di mettere quello che effettivamente ci può servire durante i nostri viaggi, quindi il mio camper è un camper vintage del 96, però diciamo che internamente non sembra assolutamente un mezzo del 96, né per quanto riguarda la tecnologia che c'è a bordo, né per quanto riguarda l'estetica, che è un pochino meno vintage, diciamo. All'interno, diciamo, come poi potete vedere, in sostanza è abbastanza moderno come stile. Detto questo, in questo video volevo parlarvi del mio impianto di rete. Ebbene sì, perché nei nostri camper possiamo avere anche una rete locale come abbiamo in un'abitazione. Quindi potremmo avere un gateway, potremmo avere degli switch, delle prese filari, un wifi, tutto quello che abbiamo a casa dove poi andarci ad installare praticamente i nostri dispositivi. I dispositivi potrebbero essere telecamere wifi, dispositivi smart, potremmo installare PC wireless, potremmo installare PC cablati, ripetitori, tutto quello che è gestibile per la rete. Stampanti di rete, perché no? Se ci serve una stampante di quelle piccoline, che magari stiamo in giro, dobbiamo fare una stampa di un formato A4 urgente, ci sono quelle un pochino più slim, te le butti sul camper e a quel punto puoi anche stampare senza neanche attaccarla al PC. Quindi ecco, tutto quello che abbiamo a casa abbiamo in sostanza nel nostro camper. Nel mio caso specifico, la mia LAN, quindi la mia rete interna del camper, è gestita da un gateway, da un router 4G che avevo già recensito in un altro video, e quello è un router che praticamente ha delle funzioni abbastanza basilari ma funziona perfettamente. Ora volevo farvi vedere una integrazione che ho fatto nel mio impianto. Chi segue il mio canale, diciamo, se già sei iscritto al mio canale probabilmente già sai che il mio camper ha dei dispositivi smart e ha tutta una serie di collegamenti LAN dove io poi vado ad attivare o disattivare alcune funzioni anche da remoto, compreso sia la climatizzazione che il riscaldamento. Detto questo, ho fatto una piccola modifica. Per quale motivo? Mi trovavo praticamente in montagna dove non c'è segnale wifi, come già poi mi è successo in Olanda. Diciamo, ho strutturato questa modifica proprio perché mi sono trovato nei Paesi Bassi, dove sono andato di recente per trovare mio figlio che vive là, e sono stato là una quindicina di giorni, e effettivamente per non consumare il 4G, che all'estero sappiamo che i nostri fornitori hanno dei margini molto più bassi, ho sfruttato un wifi che c'era in zona nel campeggio, perché in quel caso la libera in Olanda, per fortuna o purtroppo, si può fare poco, già lo sappiamo, quindi quando ci andiamo, per diversi motivi, tra quegli spazi, ma sono giustificati perché comunque lo spazio è poco,
E avendo una wireless esterna, mi potevo collegare praticamente a questa wifi. Ora, la problematica nasceva per quale motivo? Perché se noi prendiamo un wifi esterno, ci colleghiamo il nostro telefono, ci colleghiamo il nostro PC, però poi finisce là. Nel senso, se non viene gestita da una rete locale, quel gateway funziona solo ed esclusivamente con un dispositivo che io vado ad allacciare a quella rete. Nel mio caso, avendo una rete interna collegata con tutti i dispositivi, una LAN, a me serviva qualcosa che introduceva il gateway nel mio router. In questo caso si chiama WAN, è la porta esterna che va a dare il gateway al nostro router. Nel caso di router 4G, un router 4G ha il suo gateway dato dalla SIM, però ha una porta WAN. La porta WAN è un ingresso filare dove poter collegare una rete esterna. Nel mio caso, adesso vi spiegherò a grandi linee come ho fatto a risolvere il problema, in che modo l'ho fatto per poter aiutare anche voi nel caso in cui abbiate una rete esterna dove magari di fuori prende poco, per portarla all'interno del camper anche solamente wifi senza fare tutta questa tecnologia che vedremo dopo. Per ripetere, diciamo, questa rete ci sono dei semplici repeater che vanno a prendere la rete sorgente, quindi vengono messi in un punto dove la rete c'è e poi la ripetono in una distanza abbastanza ridotta, ma nel camper avanza. Quindi, detto questo, vediamo un attimino di che cosa si parla. Allora ragazzi, questo è l'impianto come è strutturato nel mio camper. Che cosa è possibile fare nel nostro camper? Tutto quello che possiamo fare a casa. Possiamo fare un impianto LAN strutturato dove potremmo avere l'opportunità di godere dei dispositivi che ci sono smart presenti sul mercato e non vedo perché, essendo un camper, non potremmo godere di questa tecnologia. Non è difficile realizzare un impianto di rete, ovviamente servono le basi per poterlo strutturare all'inizio, ma un impianto molto semplice, non serve una grande manualità, soprattutto. In questa situazione qua, vediamo che ho installato un router 4G come gateway, in modo da portare tutti i miei dispositivi, sia filari che wifi, esternamente. Io, per quanto mi riguarda, la tecnologia fa parte del mio camper perché mi piace andare in giro e avere le comodità che ho a casa. Poi molti di noi non piace, ci sono ancora camperisti a cui piace accendere il fuoco con l'acciarino, però ognuno nella sua vita fa quello che vuole. Se volete fare un impianto di rete strutturato, questo è un esempio e potrebbe essere un'idea per quello che potete fare nel vostro camper. In questo caso specifico, come dicevo prima, c'è un router 4G Plus con una SIM di un operatore, che nel mio caso è Vodafone, ma ogni tanto lo cambio con Wind a secondo del livello di segnale dove vado. E questa linea qua che vedete rossa che ho rappresentato è la linea LAN, quindi dispositivi collegati. Questi dispositivi sono collegati ibridamente, quindi sono collegati alcuni via LAN filare, tipo la centrale, la TVCC, la videosorveglianza. Altri dispositivi sono collegati Wi-Fi, però diciamo che fanno fede tutti alla LAN interna, quindi la LAN che è relativa a questo router. In questo caso è stato collegato un XVR, quindi un videoregistratore digitale con telecamere sia filari che qua non vedete rappresentate, e sia smart Wi-Fi che sono queste. Con queste telecamere qua Wi-Fi sono due e praticamente le vado a verificare da remoto, come anche l'XVR se voglio. Perché queste telecamere sostanzialmente le ho messe a protezione dell'interno del camper e del battery monitor. E quindi io posso vedere da remoto fisicamente la carica della batteria e diciamo il livello dell'amperaggio della batteria anche da remoto. Quindi posso vedere l'andamento della carica delle batterie del mio camper. Queste telecamere smart ve le consiglio, sono piccoline, carine ed economiche e praticamente consumano pochissimo, quindi possono essere accese, lasciate accese sul nostro mezzo anche continuamente. Stessa cosa per l'allarme e per il resto dei dispositivi. Tutto quello che vedete qua, tranne
tranne l'XVR che può essere anche acceso o spento da remoto per mezzo sempre di relay smart, è l'unica cosa di tutto questo impianto che consuma leggermente di più è l'XVR con le sue telecamere filari, ma comunque sono consumi che vi garantisco che con un pannello da 100 watt, da 150 watt e una batteria anche da 100 ampere non avete problemi a far sopravvivere nel vostro impianto. Quindi detto questo, vi volevo spiegare che cosa accade in questa situazione qua. Come dicevo prima, il router e il gateway tramite questa SIM qua. Quindi questi dispositivi sono tutti online, io da remoto posso gestire tutto questo, tutti questi dispositivi qua. La cosa particolare che faccio nel mio camper è utilizzare spesso i dispositivi smart home che vedete qua rappresentati. Questi sono tutti dispositivi con i quali io vado ad accendere e spegnere le luci all'interno del camper, le attivazioni, vado a attivare il riscaldamento, vado ad attivare il climatizzatore, vado a vedere la stazione meteo che è all'interno del camper per rendermi conto anche delle temperature esterne e interne che ci sono all'interno del mio mezzo. E con Google Home invece ho le attivazioni vocali, quindi attivo e disattivo le periferiche anche dal letto senza dover alzarmi dal letto, quindi è comodo per accendere e spegnere il riscaldamento l'inverno, cose che comunque posso fare anche dallo smartphone. E invece le cose più importanti, ecco, sono la centrale d'allarme soprattutto e le telecamere, impianti di videosorveglianza. Che cosa succede quando questo router non funziona più, quindi quando questa SIM non ha segnale? Succede che tutto questo impianto funziona in rete locale, quindi le telecamere continuano a funzionare tutto tranne i dispositivi smart home e Google Home che vuole il gateway obbligatorio. Siccome i dispositivi smart home, io ho degli scenari molto comodi e molto pratici, che quando vado via basta che premo un pulsante sul telefono e mi si attivano gli scenari, quindi inserisce l'allarme, accende le luci, apre lo scalino, fa tutta una serie di scenari che è molto comodo. Quando manca il 4G, tutto questo non posso farlo più. Non posso più neanche raggiungere la centrale d'allarme se non è collegata con la SIM, perché questa ha anche una SIM. Nel mio caso anche la SIM interna, quindi se cade questo io comunque l'allarme lo raggiungo, però questo allarme può essere collegato anche senza SIM, ma collegato direttamente in LAN. Quando manca la SIM, dicevo, cade tutto questo sistema e non posso più attivare e disattivare gli scenari da remoto e controllare, diciamo, all'interno del mio camper tramite la videosorveglianza da remoto. Non è niente di grave, perché effettivamente tutto il sistema di videosorveglianza, il sistema d'allarme e tutto funzionano ancora da locale. Ovviamente l'unica cosa che potrà fare l'allarme, suona la sirena e come qualsiasi altro impianto di allarme normale blocca tutti i dispositivi, pompa del gasolio, centralina, tutto quello che già fa lo continua a fare, però io non ho il feedback, diciamo, da remoto. Visto che all'estero sono stato una decina di giorni in Olanda, dove la connessione wifi era presente, ma la SIM 4G, praticamente il credito che noi abbiamo estero è differente, la totalità dei giga è differente quella che noi abbiamo all'estero da quella che abbiamo nel nostro paese, è molto più limitata, quindi se non andiamo all'estero potremmo rischiare che questa SIM 4G o è malfunzionante, oppure invece di magari 30 giga ce ne abbiamo due e con 5 giorni l'abbiamo finita. Che cosa possiamo fare per ovviare a questa problematica? Nel caso in cui noi abbiamo o un tethering di un telefono o abbiamo una rete wifi esterna data da qualcuno, quindi abbiamo sia il nome che la password, possiamo inserire nel nostro router una rete WAN. Quindi potremmo inserire questo wifi che noi captiamo dall'esterno all'interno del nostro router per far funzionare tutti i dispositivi che sono collegati all'interno della rete LAN sempre dal nostro router. Voi mi direte, ma però se io mi connetto al telefono direttamente a wifi va bene uguale, sì, per il telefono, ma se io mi connetto il tablet a wifi, sì, ma per il tablet non abbiamo una rete strutturata all'interno di quella wifi. Ora vediamo, cercherò di farvi capire nello specifico che cosa cambia. Andiamo a vedere l'altra foto.
Adesso cercheremo di capire meglio che cosa intendevo prima con l'utilizzo della WAN. La WAN non è altro che un ingresso supplementare che i nostri router 4G hanno per sfruttare, diciamo, un ADSL filare. Però questa ADSL filare può essere anche estrapolata con un ripetitore. Quindi noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo acquistare un ripetitore Wi-Fi, installarlo in maniera definitiva sul nostro camper come io ho fatto e collegare questo repeater alla porta WAN. Che cosa si genera in questa maniera? Si genera che il nostro router userà la SIM come backup e userà invece la linea del repeater come prioritaria. Però il vantaggio è che noi il nostro dispositivo 4G e tutto quello che è sotto la LAN del 4G continuerà a funzionare sempre con la metodologia del nostro router. Quindi, oltre che essere protetti tutti i nostri dispositivi da questa rete in ingresso, perché il router ha una protezione anche sui dispositivi di rete interni contro gli hackeraggi, contro le manomissioni interne della rete, avremo anche il vantaggio di lasciare la struttura del nostro impianto com'è. Perché alcuni dispositivi hanno l'IP statico e non possono essere collegati a una rete in DHCP esterna in cui si assegna automaticamente l'IP. Quindi in questa maniera è come se la nostra SIM fosse sostituita da questo ripetitore. Prenderà la linea esterna della nostra Wi-Fi, quindi, che ne so, saremo in un locale dove si chiamerà rete Wi-Fi gratis. Lui prenderà questa rete Wi-Fi, la porterà all'interno del nostro router e tutti i nostri dispositivi usciranno con questa rete, con questo gateway che però è protetto dal nostro router e lascerà la nostra rete totalmente protetta e totalmente strutturata nella maniera in cui già è. Questo lo vediamo meglio con la prossima foto che ho messo, che è questa qua. Allora, noi da questa foto vediamo che il wifi esterno, in questo caso l'ho chiamato wifi, facciamo finta si chiama esterno, il nostro ripetitore andrà solamente a configurarsi come repeater su questa rete, ci manderà un cavo di rete all'interno della nostra WAN e il nostro router, quindi tutti i nostri dispositivi, compreso il nostro wifi interno, funzionerà nella stessa maniera della SIM. Quindi se io ho un wifi che si chiama, il mio camper generato che si chiama interno e ho tutti i miei dispositivi, quindi smartphone, tablet, telefoni che magari utilizziamo come GPS o quant'altro, collegati con la nostra rete wifi, noi non andremo a collegare niente, non andremo proprio a cambiare il wifi perché tutto il nostro sistema sarà strutturato come prima. Noi ci troveremo solamente un ADSL in ingresso, come se fosse un ADSL filare, in più che il nostro router gestirà in priorità. Io in questo caso ho collegato un interruttore per spegnere questo dispositivo in modo che non ho l'assorbimento di questo dispositivo nel momento in cui non mi serve. In parole povere, se io mi trovo sulla montagna dove, come mi è capitato di recente, ho fatto questa modifica, in verità, mi troverò su una montagna dove il nostro segnale 4G non prende, ma un albergo vicino, un bar, qualsiasi diciamo location ci può offrire un wifi anche a pagamento oppure un wifi free. Noi potremo prelevare questo wifi, immetterlo all'interno del nostro router e continuare a utilizzare tutti i nostri dispositivi, quindi anche TV Smart, che è molto scomodo andare a reimpostare ogni volta la password che ci vuole un quarto d'ora perché con le lettere, col telecomando. Noi continueremo ad utilizzare diciamo, il nostro sistema strutturato nella stessa identica maniera senza accorgerci neanche che stiamo utilizzando una rete esterna. Ok, questo è quello che è in sostanza il mio impianto LAN. Il mio obiettivo era quello di farvi vedere che effettivamente nel nostro camper possiamo fare praticamente le stesse cose che potremmo realizzare a casa. Ovviamente, essendo coadiuvato da un impianto minimo con almeno un pannello solare da 100-150 watt e una batteria almeno da 100-150 ampere in modo da poter alimentare un impianto
costantemente per aumentare il livello di sicurezza del nostro mezzo. Perché ricordatevi che il camper non è solo per andare via, ma è importante che è come una casa e dovremmo tenerlo come una casa. Quindi anche un minimo di impianto di sicurezza o qualcosa che impedisca al ladro di portarcelo via, io ce lo farei come prima cosa, perché poi è inutile mettere cose strane sul nostro camper se poi non abbiamo un minimo di impianto d'allarme che ci permetta di poter poi riportarcelo a casa quando andiamo via. Detto questo, io vi saluto. Se volete supportare il canale, troverete in descrizione dei prodotti che io ho già montato, ho fatto dei video e acquistando da lì lo pagherete uguale, però potrete supportare un pochetto il mio canale in modo da poter fare più contenuti e poter allacciare diciamo più collaborazioni con aziende esterne in modo da poter portare sul canale delle cose nuove. Io per ora vi ringrazio, mettete like se vi è piaciuto, selezionate la campanella per le novità e iscrivetevi soprattutto al canale. Ciao ragazzi, ciao a tutti! Music licensing reimagined. Artlist.io